Allora, ci siamo, si riparte. Siamo a fine agosto. Prima ripresa. Spezzo il viaggio, mi fermo qui a Trani. Trani. Puglia, si va in Salento. Trani. Mi dicono che è carina, infatti il porto è molto carino, c'è la cattedrale, ci sono anche 35 gradi, ma sto resistendo bene. C'è la cattedrale, un castello, le case qui, una figatissima, bellissimo. Me l'avevano detto che Trani era bella. Eccola qua. Qua dietro alle mie spalle c'è anche un paio di ristoranti. Proprio qui dietro c'è un'edicola con dei souvenir, ho preso la cattedrale, un trullo, Alberobello dovrei andarci dopo, sempre per spezzare il viaggio, per arrivare sotto maglie a Martano, dove ho l'albergo. Anche qui era figo, vedi? C'è una chiesa, bellissima, bellissima. Allora, la parte interna di Trani è un po' di strade, tutte un po' piene di macchine, non si trovano grossi parcheggi. Ho parcheggiato molto in periferia, uscendo da Trani. Ho parcheggiato sotto un condominio quasi ai margini della città, circa 2 km da qui. E cercavo anche un posto all'ombra, quindi posti al sole, magari ce n'erano anche di più. Ma non ho capito se ci sono le spiagge, sinceramente non l'ho capita. Ci sono persone in costume, quello sì. Beh, a parte 35 gradi. Anch'io stavo sempre in costume. Qua dietro c'è una zona verde, forse dopo c'è qualcosa di spiagge. Comunque qui c'è una passeggiata, poi ce ne andiamo perché si va subito a Alberobello e poi devo arrivare a Martano, qui ancora, quindi un po' di strada. C'è un giardino qua dietro, ma era chiuso il cancello. Non so se si paga, non ho capito, se si entra da un'altra parte. Comunque sembra che dalla mappa non è giallo, quindi non dovrebbe essere spiagge. Penso che sia tutta rocciosa come questa. Questa è una specie di castello, forse può si pagava entrare là dentro, non lo so. Ed eccola qui, la cattedrale sul mare di Trani. Bello. Qui c'è anche il ristorante, proprio qui. Mezzogiorno e mezzo. Le distanze dalle Marche sono un po' grosse, però. Ieri sera 2 ore e mezza da San Benedetto a San Severo, dove avevo l'albergo. Sono arrivato alle 2, vabbè, ero partito tardi. E poi da San Severo a Alberobello è un'altra 2 ore e mezza. Dopo da lì sì, siamo quasi in Salento, siamo quasi arrivati. Però uno sbocco di sangue. Ecco, mi sono riuscito a entrare, c'era una porta aperta. Il tizio a cui ho chiesto dice che sto giardino è aperto solo la porta a metà. Da qua si dovrebbe capire se c'è le spiagge oppure no. Questo è in prossimità, la parte opposta della cattedrale, sempre sul porto. Là c'è il mare. Bello sto giardinone, è un grosso giardinone, tutto verde. Ecco, da là si vede tutta la parte nord, cioè sud in realtà. E non riesco a capire se è una zona con spiaggia oppure con rocce. Qui è fantastico comunque, bellissimo il giardino. È in pietra, ci sono anche dei palazzi tipo pietra. Trani, la città della pietra, in effetti c'era scritto sul cartello all'inizio. Ho studiato, ma non sono riuscito a studiare il po' tutto. C'è una guida sul Salento che alla fine praticamente dice due righe su tutte le cittadine. Alla fine sulla mappa tu dici vediamo le cose segnalate, tutte segnalate. Magari scrivono. È la guida del touring, mi sembra. Scrivono due righe per ogni posto, alla fine sembra tutto segnalato. Questo
si crea dei piccoli imbarazzi, però per fortuna grazie anche a altre fonti ho le cose migliori, quindi prima quelle, poi se c'è tempo il resto. 9 notti in tutto, una è passata, 8 notti, vacanza breve sotto Covid, vacanza breve sotto Covid, aspettando tempi migliori per fare i salti, quelli di maggiore durata. La speranza che si riescano a farli a breve. Eh sì, non era gialla, non era gialla, non c'è proprio neanche nessuno, è roccia. Trani è bella, ma non ha la spiaggia. No. Eccola qua, è tutta roccia, non c'è manco, non c'è sì una spiaggetta al lago, un po' di persone, ma laggiù non so cos'è. C'è un altro edificio, è grossa, cazzo. È bella grossa. Vediamo qua dietro adesso la zona del mare di tutto questo giardino. Ed ecco la zona dietro al giardino. C'è una spiaggetta di quelle proprio su pietra. Il mare è piuttosto limpido. Bello. È da qui che dice la tizia dell'edicola, si diramano le stradine del centro storico, con tutti i negozietti che però ci sono già passato venendo qua. È un porticciolo enorme. Ah, un po' d'arietta fresca sotto l'ombra. 35 cazzo di grani. No, però solo, madonna, mi sto squagliando, solo i primi 3 giorni, dice i primi 3 giorni, dopo da mercoledì dovrebbe esserci, fortunatamente non l'acquazzone, ma un semplice ricambio di aria, si passa a 29, 21 minima, 29 massima, adesso siamo a 23 minima, 39 massima, però in tutta la zona del Salento, dopo alcune cittadine e poi me per i primi prossimi 3 giorni, 3-4 giorni. Solo vabbè che il sole sta a mezza botta, quindi quello facilita molto. Adesso è mezzogiorno e 3/4, sta inclinato sull'orizzonte, cioè non è proprio sopra, questo è meglio insomma. Il vicolo dietro al porto con i palazzi di pietra. Trani, la città della pietra. Questo è un ristorantino mezzo vuoto e molto molto carino, però non c'ho fame per niente, mezzogiorno e mezzo. La Vespetta, le fanciulle pugliesi. Ho già iniziato a intrasentire il dialetto. Qui dove cazzo ho? Il dialetto locale. È roba da ridere. Qui a sinistra abbiamo passato dei pescatori che risistemavano la rete. E là. Sembra quasi, boh, un dialetto campano, non so, forse non lo distingo.